La settimana europea dell'energia sostenibile, ospitata dall'11 al 15 aprile scorsi a Bruxelles, ha visto l'allestimento di centinaia di eventi organizzati in tutta Europa per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili. La regione Abruzzo, su invito del Parlamento europeo, è stata chiamata ad illustrare le sue buone pratiche sul ruolo e misure regionali in materia di efficienza energetica. L'evento è organizzato dalla Commissione europea, Direzione Generale per l'Energia, in collaborazione con l'Ufficio del Patto dei Sindaci. La Regione Abruzzo, rappresentata dall'assessore alle politiche energetiche Mauro Di Dalmazio e dal direttore Antonio Sorgi, presente quest'oggi qui a Bruxelles presso il Parlamento europeo per parlare di buone pratiche e per illustrare tutte le iniziative burocratiche per il contenimento delle emissioni inquinanti e soprattutto per nuove politiche energetiche. Nell'ambito dell'iniziativa sono state fornite tutte le informazioni utili sulle conseguenze ambientali ed economiche dell'uso non responsabile dell'energia e sulle opportunità offerte dalle fonti rinnovabili. Le università, le autorità locali, le associazioni, le imprese e gli stessi produttori di energia sono chiamati ad attivarsi per informare e sensibilizzare centinaia di eventi organizzati in tutte le parti d'Europa per mostrare, promuovere, discutere e celebrare l'efficienza energetica e le energie rinnovabili attraverso progetti, ricerche, attività varie. Le istituzioni europee, nonché i partner della campagna europea per l'energia sostenibile ed altri importanti operatori del settore, hanno organizzato una serie di eventi a Bruxelles durante la settimana per l'energia sostenibile e tra questi, particolarmente importante, è stato proprio quello che ha visto la presentazione delle buone pratiche di alcune realtà territoriali, tra le quali la Regione Abruzzo. Assessore Di Dalmazio, la Regione Abruzzo, qui a Bruxelles, in Europa, per parlare di buone pratiche come... elemento da imitare. Sì, l'Abruzzo protagonista in Europa, credo che sia doverosamente da sottolineare, credo che sia un giusto momento di rivendicazione, di orgoglio, di stimolo a fare ancora meglio e di riconoscimento per una buona pratica politica e amministrativa su un tema straordinariamente attuale, che è il tema dell'energia, delle riduzioni delle emissioni, dell'approvvigionamento energetico, un tema che riguarda ciascuno di noi e rispetto al quale nessuno di noi può dirsi estraneo. È un tema che io ho definito come un tema esistenziale, prima ancora che politico, è un tema sul quale si giocano le sfide del nostro futuro. E la circostanza, il fatto che la Regione Abruzzo sia oggi in questo prestigiosissimo consesso protagonista di una buona pratica e quindi da imitare, portata a modello dall'Europa, credo che sia veramente una cosa che faccia bene a noi tutti come abruzzesi e che faccia bene al nostro sistema e che faccia bene alla nostra regione, che ha bisogno di questi momenti di orgoglio, che ha bisogno di questi momenti di identità. Assessore Di Dalmazio, buone pratiche sì, però ora bisogna lavorare per metterle in pratica. Sì, la buona pratica che oggi viene portata a modello è una buona pratica di governance e di implementazione, di investimento delle risorse europee. Noi lo abbiamo fatto attraverso una cabina di regia che comprende le province e l'ANCI, con il coinvolgimento di tutte 305 le municipalità abruzzesi. C'è stato già lo start-up del progetto. Questa cabina di regia non si limiterà a seguire il patto dei sindaci, ma sarà anche lo strumento di programmazione e sviluppo di tutti i temi dell'energia, con il coinvolgimento quindi delle realtà territoriali. E devo dire una cosa, che le risorse investite su questo programma sono risorse che potranno dare risultati importanti, tanto più quanto noi saremo in grado di assistere tecnicamente i comuni, le province nel loro percorso di articolazione dei progetti e dei piani. Dobbiamo andare avanti, non dobbiamo fermarci, siamo solo agli inizi. Il fatto che questo modello di governance, questo strumento individuato dalla Regione Abruzzo, ripeto, sia un modello per l'intera Europa è una cosa che ci gratifica, ma che non ci può consentire di adagiarci sul risultato, bensì deve fornirci ulteriore stimolo e sprone per andare avanti. E nell'ambito della 5 giorni dell'energia, la Commissione europea ha annunciato le prossime mosse nel campo delle reti elettriche intelligenti, quelle che dovrebbero dare modo ai cittadini europei di consumare meno energia, meglio, con maggiore efficienza e si auspica a prezzi inferiori.
Guardi, io sono molto soddisfatto, è una situazione economica particolarmente difficile dove i comuni, le province non hanno più soldi, stanno pagando la crisi economica che è stata prodotta da altri, hanno un budget molto, molto ristretto, è una situazione economica difficile. Abbiamo ricevuto già 387 piani d'azione che sono concreti, che ci sono delle azioni da fare, che ci sono delle proposte da fare ai cittadini, non soltanto per ridurre le emissioni di CO2, per fare l'efficienza energetica, ma soprattutto per migliorare la qualità del territorio, delle città, per creare l'impiego, un impiego che non si andrà mai in Cina, per fare la qualità di queste città. Quello io sono molto fiero, molto, sono rimasto impresso dalla maturità degli enti locali, degli enti provinciali e regionali per fare questo. Il commissario europeo per l'energia ha sottolineato inoltre che quando si tratta di produzione di energia e di consumo, all'Europa ha bisogno più che mai di essere su un percorso sostenibile. È tempo di investire in efficienza energetica e in un più ampio uso di fonti rinnovabili. Questo è stato detto ancora. È il modo migliore per garantire energia sicura e competitiva per noi e per le future generazioni. Infine, sull'aspetto economico, il commissario Ballesteros ha ricordato che l'Unione Europea sosterrà politicamente le iniziative, garantendo nel contempo ulteriori finanziamenti. Certo, ma finanziariamente glielo dico sempre, ci sono in Italia per esempio per le quattro regioni di convergenza, la Calabria, Puglia, Campania e Sicilia, 760 milioni di euro per efficienza energetica che non vengono usati. Quello bisogna cominciare per quello, bisogna trovare tutti gli accordi fra le differenti entità provinciali, regionali, comunali, anche nazionali, per fare l'utilizzo di questi soldi per il beneficio del cittadino. Poi vengono i soldi europei, noi abbiamo un budget che alla fine è meno dell'1% del prodotto grosso europeo, non è un granché, ma comunque aiuta a fare queste cose. Ci sono state tante proposte, Elena, con la provincia di Milano, con la provincia di Modena, adesso con la regione Abruzzo stiamo lavorando, provincia di Chieti, tante cose così, ma la cosa fondamentale è utilizzare questi fondi che vengono dal proprio territorio e usarle bene per il beneficio del cittadino. La Regione Abruzzo ha dimostrato dunque di poter essere un modello da imitare a livello europeo nel portare avanti azioni locali e territoriali per l'energia sostenibile. Il riconoscimento di Bruxelles nel corso della giornata dedicata alle energie rinnovabili e all'attuazione del protocollo di Kyoto, al quale, lo ricordiamo, la Regione Abruzzo, insieme con tutti i 305 comuni e le 4 province aderito, ne è stata la conferma. L'assessore all'ambiente e all'energia della Regione Abruzzo, Mauro Di Dalmazio, nonché il responsabile della Direzione Energia Antonio Sorgi, hanno presentato a Bruxelles l'esperienza abruzzese, dalla cabina di regia con tutti gli enti locali alle procedure di affiancamento che la Regione garantirà a tutti i comuni che, ha confermato ancora l'assessore nella sua relazione, a breve avranno nei rispettivi territori edifici pubblici ad alto coefficiente energetico che siano di riferimento ai privati che vogliono investire in questo settore. Sì, il 5 aprile, pochi giorni fa appunto, abbiamo lanciato operativamente e consegnato tutte le risorse economiche alle amministrazioni locali proprio per lanciare queste attività nel merito. Il calendario è molto serrato per dotarci appunto del piano d'azione del patto dei sindaci, quindi del bilancio energetico comunale e conseguentemente poi delle attività. Uno degli elementi chiave anche di questa attività è quello di avere un modello di alta qualità all'interno di ogni singolo comune territorialmente come punto di riferimento per l'efficienza dell'ente energetico. Un edificio pubblico che può essere punto di riferimento per tutta un'attività collegata a interventi pubblici e privati come modello di riferimento sul territorio. L'Abruzzo dunque ha a disposizione 35 milioni di euro dei fondi strutturali europei per promuovere con un programma regionale l'efficienza energetica. L'ambizioso programma è stato illustrato dal direttore degli affari della presidenza della Regione Abruzzo, Antonio Sorgi. In ogni comune della regione, almeno un edificio pubblico, che sia una scuola o un municipio, dovrà essere ristrutturato in base a criteri di efficienza energetica. Si tratta quindi di mettere caldaie più efficienti, sostituire doppi vetri, fare cappotti isolanti e rifare impianti elettrici termici. L'edificio pubblico in questo modo non solo porterà ad un consistente risparmio di consumi, ma diventerà così anche un modello a cui potersi ispirare per tagliare i costi delle bollette. La realizzazione è stata possibile anche grazie al forte coinvolgimento della Regione alla convenzione del patto dei sindaci. Sorgi ha spiegato inoltre che ormai tutta la regione, con 305 comuni e 4 province, aderisce all'iniziativa. Ciò ha aggiunto ancora
ha permesso di creare a livello regionale una cabina di regia per il progetto che sposa appieno le attese della Commissione europea, decisa, come è noto, a promuovere l'efficienza energetica negli immobili agendo inizialmente proprio sul patrimonio pubblico. Dottor Sorgi, se l'Abruzzo sarà in grado di utilizzare tutti i fondi messi a disposizione, potrebbe vedersi accreditare ulteriori fondi? Sì, ci sono altre iniziative che stiamo lanciando. Uno è il programma Elena da parte della BEI, che potrebbe darci ulteriori implementazioni di risorse economiche, in particolar modo per quanto riguarda la parte di analisi e di diagnosi energetica. Dall'altro lato, poi iniziare la buona pratica che stiamo portando avanti, stiamo cogliendo molto interesse da parte dell'Unione Europea e quindi la possibilità di implementazione di altre risorse economiche. Dottoressa Flacco, per far comprendere l'importanza della presenza della Regione Abruzzo quest'oggi qui a Bruxelles per parlare di buone pratiche, per parlare di un esempio da imitare, che cosa possiamo aggiungere? Ah, niente, siamo visibili, stiamo lavorando bene per la Commissione europea, già questo è tutta la risposta. Siamo contenti, speriamo di giungere alla fine di questa attività, di avviarla bene, perché via via che andremo avanti troveremo ovviamente sempre migliori successi. Un successo decretato da quali elementi in particolare? Avete lavorato sì bene, ma sotto quale aspetto? Sull'aspetto della governance, fondamentalmente. Abbiamo trovato un sistema, una organizzazione politica e amministrativa, entrambi per gestire con snellezza e rapidità l'azione, con una partecipazione ovviamente di tutta quanta l'attività amministrativa e gli enti locali regionali. Questo lavoro si dovrà tradurre ora in quali atti? E adesso bisogna subito applicare e realizzare tutte quante i piani di azione comunali per la riduzione degli inquinamenti, che è previsto proprio dall'adesione del patto dei sindaci, e l'utilizzo delle risorse PORFESR, ma senza tempo neanche di respirare, entro l'anno. Utilizzare queste risorse significa essere premiati ulteriormente a livello economico? Beh, certo, è ovvio. La scommessa è tutta lì, un po' per farcela, un altro po' perché significa anche questa un'altra buona pratica che ci dà possibilità di utilizzare delle ulteriori risorse, certamente. Sono stati fatti nei giorni scorsi anche in Abruzzo degli incontri con gli amministratori, i sindaci dei 305 comuni abruzzesi, il che vuol dire stare al loro fianco e aiutarli a portare a termine questi loro impegni. Ma c'è una forte attenzione, una forte partecipazione, quindi crediamo che questo sia la giusta governance del territorio. Le amministrazioni comunali sono tutte quanti attive, anche perché hanno sottoscritto loro l'accordo del patto con la Commissione europea, ma comunque al di là dell'obbligo c'è proprio una vera tensione, c'è proprio una vera voglia di riuscire. Credo che resteremo best practice per un bel po' di tempo con tutti gli amministratori che operano e che saranno sempre più protagonisti loro. Ecco, l'obiettivo è quello che la Regione diventi un coordinatore, che sempre più diventino protagonisti gli enti locali. E la Tre Giorni belga si è aperta a Bruxelles presso la sede della Regione Abruzzo in Avenue-Louise con il meeting di Fedarene, l'associazione europea di organizzazioni ed agenzie regionali e locali che operano nel campo dell'energia sostenibile e delle politiche ambientali. I membri di Fedarene, lo ricordiamo, agiscono a livello locale, pertanto, essendo vicini ai cittadini, hanno modo di individuare le reali esigenze, di trovare le soluzioni adeguate, applicandole poi su vasta scala. Durante l'incontro sono state discusse le attività dell'associazione e di progetti in corso. L'efficienza energetica ed il rispetto delle emissioni inquinanti, come si sa, è da sempre al centro dei lavori della Commissione europea. In vista di queste importanti scadenze, la Regione Abruzzo ha organizzato dei tavoli tecnici qui a Bruxelles, presso la sua sede, per verificare lo stato dei lavori ed il rispetto dei parametri. Il 2011 è stato ribadito, è l'anno della verifica. Si registra un leggero ritardo ed è stato pertanto presentato un nuovo piano energetico per giungere al 2020 nel pieno rispetto dei parametri imposti dall'Unione Europea. Mr. Geisler, lo scorso anno il patto dei sindaci, ad un anno di distanza cosa è stato fatto e quale supporto può dare Fedarene? The Fedarene is international and a European-wide association. Fedarene è una rete internazionale, oltre che europea, ha un ufficio a Bruxelles molto operativo, è in contatto con le istituzioni, con la Commissione europea, lavora con le regioni, tra cui la Regione Abruzzo, e quindi può aiutare le regioni a dialogare con le istituzioni in tutti i temi che coinvolgono Fedarene, quindi il cambiamento climatico, la sostenibilità energetica e temi come quelli del patto dei sindaci, che è uno dei temi principali in questo contesto.
Mr. Gassler, in vista del 2020 si registra un leggero ritardo. Che cosa si può e si deve fare per recuperarlo? We are late, but we are not too late. Sì, è vero che siamo un pochino in ritardo, ma non troppo in ritardo, e poi è anche vero che le regioni, in particolare nelle regioni, c'è un grandissimo potenziale sia per quanto riguarda l'energia rinnovabile in generale, sia in particolare per l'efficienza energetica, e lui pensa che in effetti attrarre investimenti nel settore in particolare dell'efficienza energetica degli edifici può essere un elemento chiave per rilanciare questo processo e per rafforzarlo. L'Unione Europea dialoga molto di più con le regioni, quindi a constatare un rapporto diretto con il territorio, quindi c'è voglia di essere più operativi? Lui ritiene che debba essere ancora rafforzato, ancora più forte questo contatto diretto con la Commissione, perché la Commissione è vero che dialoga con gli Stati, che c'è bisogno di dialogare con gli Stati, ma ha bisogno anche del feedback del territorio, e in questo le regioni sono molto importanti, hanno un ruolo importante, e in particolare cita le agenzie dell'energia e dell'ambiente, agenzie regionali all'energia e all'ambiente, che sono sostanzialmente, secondo lui, degli attori principali, di attori chiave sul territorio per queste tematiche, che quindi insieme alle regioni possono contribuire a dare alla Commissione una giusta dimensione dei problemi anche sulla base territoriale. Per concludere, l'importanza della riunione di quest'oggi. È sempre importante incontrarsi periodicamente con i membri della rete di Federen, perché le attività sono in svolgimento continuo, la Commissione produce documenti, produce strategie, per esempio oggi stiamo discutendo della nuova strategia della Commissione in materia di efficienza energetica, e da questa riunione, per esempio, con riferimento a questo aspetto, la rete uscirà con una posizione comune di quella che è la posizione delle regioni, rappresentante della rete, e quindi finalmente, fino alla fine, di quella che è la posizione di Federene in questo contesto, la posizione che poi Federene presenterà alla Commissione. Grazie tante, grazie. Presidente, ad un anno dal patto dei sindaci è stato fatto molto, ma si deve fare ancora tanto. Oui, il faut faire plus parce que il y a vraiment un danger. Sì, è vero che è stato fatto tanto, bisogna fare però ancora tantissimo, e soprattutto è vero che c'è un problema, c'è un pericolo, e bisogna intervenire per il pianeta, perché appunto quando il problema delle energie rinnovabili ce n'è poco e bisogna aumentarle proprio per evitare disastri al pianeta. Presidente, grande attenzione verso le energie rinnovabili, verso l'efficienza energetica, costruire nel rispetto della natura. Sono stati imposti dei parametri molto severi, sono stati rispettati. A che punto è la situazione? Lo più facile è di non utilizzare dell'energia. Quindi la prima cosa è risparmiare l'energia, economizzare. La seconda cosa è sviluppare energie sostenibili, e sviluppare energie sostenibili vuol dire pure crescita verde, vuol dire quindi crescita di posti di lavoro, creazione di posti di lavoro nell'efficienza energetica, quindi nel verde. Federene come può e come deve aiutare l'Unione Europea? Federen ha plusieurs objectifs. Ci sono più livelli di intervento. Un livello di intervento sicuramente è essere da controllo, svolgere una funzione di controllo su Bruxelles, su quello che viene sviluppato, quello che viene attuato su questi aspetti, su queste attività, su questi settori di attività. E il secondo aspetto importante è lo scambio di buone pratiche, le buone pratiche tra tutti i membri di Federene. In Federene sono rappresentate le agenzie regionali più importanti europee in materia di energia e di ambiente, quindi scambio di buone pratiche che poi si può anche tradurre in proposta di attività, di condotte migliori nel beneficio di tutti, quindi scambio di buone pratiche e poi replicare le buone pratiche in altri contesti territoriali. Presidente, il suo punto di vista sull'energia nucleare alla luce del disastro che è avvenuto in Giappone è un percorso che deve essere messo da parte completamente? C'è una grande lezione, la natura ha toujours raison. È una grandissima lezione della natura. Sicuramente bisogna uscire lentamente, gradualmente, ma bisogna uscire dal nucleare, e sicuramente nella prospettiva 2030-2050 bisogna trovare delle soluzioni alternative perché tutto ciò sia ragionevole, sia fattibile. Dottor Sorgi, la sede della Regione Abruzzo qui a Bruxelles ha ospitato questo importante tavolo di lavoro di Federene. Quali gli aspetti più significativi al termine dei lavori? Sì, oggi è una riunione del direttivo dove abbiamo approvato alcune questioni ordinarie come il bilancio,
bilancio preventivo, in più alcuni indirizzi, alcune attività che dovremo svolgere nell'arco dell'anno del 2011, ma oltre a questo è stato un supporto tecnico importante che vuole dare Federene nei confronti del documento che prevede il nuovo piano dell'efficienza energetica che sta predisponendo la Commissione europea e che la sta ponendo all'esame del Parlamento europeo. Su questo documento di base da cui Federene vorrà dare un suo apporto, come ha dato negli anni passati, si è discusso ampiamente proprio per calibrare meglio quali sono le implementazioni da dare, gli approfondimenti. Il giudizio è stato un giudizio abbastanza critico su questo documento, in quanto tocca molti argomenti, però poi di fatto non se ne capisce il dettaglio di una strategia reale, come dire, con il nervo non si capisce di questo documento, e su questo alcuni elementi. Intanto le risorse economiche dei fondi di coesione dell'Unione Europea e la percentuale destinata all'efficienza energetica appare vistosamente limitata rispetto già alle attività che le singole regioni in Europa stanno facendo in questo ambito, e dall'altro lato il fatto che manchi una governance, manchi un piano quadro generale e quindi di risorsa economica da destinare specifica. Mi riferisco in particolar modo al patto dei sindaci, perché attività interessanti, importanti e condivise, però comunque non collegate, non riportate all'interno di un governo, di una serie di attività a livello locale, appaiono scoordinate e rincorrono le questioni. Mi riferisco all'efficientamento energetico degli edifici o al contenimento del consumo energetico, tutta la partita sul calore, l'efficientamento da parte del calore, ma anche l'utilizzo delle ESCO appunto nel rendere più efficace l'energia che verrà consumata. Certo, il taglio è questo, comunque puntare sul migliore efficientamento energetico, questa è la parola chiave, ma per arrivare a essere incisivi c'è necessità comunque di avere una governance di quadro a cui gli enti locali devono fare riferimento, con risorse destinate su questa quota. Qui manca del tutto questa parte qua, e questo è un altro degli elementi che è emerso da questo dibattito, del documento che poi uscirà fuori da Federene e lo proporrà alla Commissione europea. Abbiamo visto come Federene può dare un notevole contributo all'Unione Europea proprio perché è vicino agli enti territoriali, agli enti locali. L'Unione Europea ha stabilito dei parametri, ha stabilito delle percentuali, il famoso 20-20-20. Oggi nel 2011 a che punto siamo arrivati, dottor Sorci? Questo, allora, Federene su questo aspetto qui è ascoltato, perché è una federazione appunto di regioni e di autorità energetiche che hanno specificato il tema sull'energia, e quindi conseguentemente su questo argomento dà la sua quota, il suo contributo è preso in forte considerazione. Sugli obiettivi, appunto, tra le altre aspetti che il Federene fa, appunto, è questa rendicontazione delle attività che si svolgono e del punto della situazione a livello europeo. Del riunione di oggi poi anche è stata volta alla raccolta di una serie di modulistiche che faremo circolare alle regioni per mezzo di noi partner che appunto stiamo all'interno di Federene, che rappresentiamo gran parte appunto delle regioni d'Europa, per avere al più presto, si pensa per ottobre con l'Assemblea Generale, a ottobre che si svolgerà a Lione in Francia, di avere il quadro della situazione con maggior dettaglio. Oggi abbiamo approvato quindi una serie di raccolta dati, di modulistica, appunto per avere il punto di riferimento per l'Europa appunto per ottobre 2011. Soddisfatto quindi, anche se ci sono stati degli ostacoli da superare? Sì, no, è stato sicuramente molto costruttivo, si lavora con un clima molto fattivo, quindi è molto piacevole, i contributi sono sempre molto interessanti, molto importanti, il confronto tra le varie politiche anche rispetto ai vari punti di vista è un modo di crescere. Oggi li abbiamo ospitati qui da noi appunto nella nostra sede, perché appunto partecipando al bureau circoliamo su questi tavoli e crediamo che abbiamo fatto anche una bella figura come Regione Abruzzo ospitandoli qui e essendo noi padroni di casa. Nell'ambito dell'iniziativa, la Regione Abruzzo ha presentato inoltre la nuova edizione di Energiochi ed il video educativo sulle energie rinnovabili denominato Terra Linda. Dottoressa Flacco, di risparmio energetico, di efficienza energetica si può parlare anche giocando? Ah certo, oggi abbiamo presentato questo nostro gioco che si chiama Terra Linda, che è per i ragazzi delle scuole, e proprio oggi il collega rumeno che fa parte proprio di Federene ci ha chiesto di poterlo utilizzare come best practice anche per la Romania,
quindi chiede di tradurli in rumeno, loro ci invieranno la traduzione e così utilizzeranno lo stesso gioco anche lì, è un'esperienza molto bella. La Regione Abruzzo è molto impegnata, in prima linea per portare avanti discorsi nel risparmio energetico, nell'individuazione di nuove fonti energetiche. Qui oggi questa riunione di Federene, proprio presso la sede della Regione Abruzzo a Bruxelles, l'impegno è davvero tanto. Sì, sì, per le nuove energie in effetti abbiamo una grande attività, una buona visibilità anche europea, abbiamo applicato in tutta la regione il patto dei sindaci, quindi c'è questa attenzione di tutta la regione, non solo nostra, è proprio tutto il governo regionale, le amministrazioni pubbliche, la provincia, i comuni, c'è un grande fermento, una grande attività che sta producendo anche dei risultati interessanti, anche in termini finanziari, in termini applicativi, e, insomma siamo chiamati proprio ad esprimere i pareri anche sui nuovi ragionamenti europei. Il prossimo scoglio da affrontare è quello dei finanziamenti, su questo l'Unione Europea deve impegnarsi ancora di più. L'abbiamo detto anche questa sera, questo pomeriggio. È importante che la Unione Europea intervenga in maniera più organica sullo sviluppo del patto dei sindaci, sostenga la governance del patto dei sindaci in termini economici, cioè attivare la redazione dei piani comunali, dei bilanci energetici comunali e che i finanziamenti europei tengano conto di questi impegni. Dottoressa Flacco, a conclusione del tavolo di quest'oggi, che cosa possiamo dire? Soddisfazione? Sì, ma bisogna impegnarsi su quale fronte? Non si può mollare la presa, cioè soddisfazione sì, grande attenzione, ma c'è anche molto da fare, molto da lavorare, non ci si può distrarre più. E nell'ambito della settimana sull'energia rinnovabile a Bruxelles, l'assessore regionale Mauro Di Dalmazio, contattato dal canale franco-belga Liberty TV, specializzato sull'attività turistica, ha promosso il nostro Abruzzo. Assessore Di Dalmazio, è appena terminato questo incontro con questa televisione franco-belga per promuovere il nostro Abruzzo sotto il punto di vista turistico. Sì, una televisione molto importante, in realtà un network, quindi molti collegamenti, molto presente nel mercato belga e nel mercato francese, che sono due destinazioni importanti per il nostro turismo, ed è stata un'intervista e un intervento focalizzato su quelle che sono le caratteristiche attrattive e distintive da un punto di vista turistico dell'Abruzzo. C'è molto interesse, è un interesse che abbiamo avuto modo di riscontrare già nelle nostre presenze fieristiche, nei nostri tour con stampa e tour operator, e quindi cerchiamo di confermare un trend che è un trend di penetrazione su determinati mercati che sono in espansione da un punto di vista turistico. Grande interesse, diceva lei, per la nostra regione, che può offrire tanto a un territorio incontaminato, montagna, mare, ottima gastronomia, cultura, non manca nulla al nostro Abruzzo. No, e la cosa bella è che quando io lo dico, lo descrivo, mi guardano un po' come si guarda un piazzista che cerca di vendere il prodotto. Quando vedono le immagini poi rimangono meravigliati. Ed è questo il motivo per cui io dico, guardate, per capire l'Abruzzo dovete visitarlo, perché una volta che lo visitate capite che quella, la rappresentazione che noi ne facciamo, è una rappresentazione insufficiente a descrivere le bellezze reali dell'Abruzzo. E devo dire che i video che sono stati realizzati dopo il terremoto dell'Aquila, grazie all'intervento del Ministero, sono dei video bellissimi che rendono perfettamente l'idea e che ci hanno dato una possibilità ulteriore di dimostrare in maniera visiva, concreta e reale quelle che sono le nostre bellezze, e oggettivamente la sensazione che si nota in chi non conosce l'Abruzzo e chi vuole avere la curiosità di capire l'Abruzzo è quella della meraviglia e dello stupore. Assessore, per concludere, lei ha interessi turistici anche a livello...